abbastanza evidente fisicamente che siamo differenti? Io credo che la diversità nella musica sia la più grande fonte di ricchezza. Cercare un incontro non vuol dire per forza lavorare su un pensiero univoco, ma al contrario il contrasto spesso può essere una importantissima fonte di un dialogo parallelo. Cerchiamo di far incontrare la tradizione sarda con quella del Gambia. Sono due mondi musicali così differenti che stride questi incontri in alcuni casi. In alcuni momenti invece è quasi un racconto appunto da griot, un qualcosa di molto melodico. Quindi si passa dal rumore alla melodia con totale libertà. Il mio strumento si chiama kora, c'ha 21 corde, è un strumento che è tramandato padre e figlio, l'ho preso da mio padre e la kora adesso avrà 7 o 800 anni, che c'ha 21 corde che si suona con 4 dita, 2 pollici e 2 indici e viene usato quando raccontiamo le storie perché noi siamo cantastoria. Io sono la chitarra sarda preparata. È uno strumento che nasce legato alla tradizione popolare sarda, come chitarra sarda, ma che in circa 25 anni ha assunto le sembianze di una chitarra orchestra, ai martelletti come il pianoforte, alle eliche per generare i bordoni come una ghironda, a diverse corde e punti mobili che la fanno somigliare alla kora, che è lo strumento che suona Jabel. Quindi, a tutti gli effetti l'idea è quello di avere un unico strumento, ma tessere un dialogo come se fosse una piccola orchestra trasportabile dentro una custodia di chitarra. Io mi sento a casa quando sono col maestro perché una persona che sa la musica anche nel nostro paese, quindi non cerco tanto di capire perché la senti dentro, perché la musica è tutto cuore. Io mi sento a casa nell'andamento minimale e ipnotico della musica del Gambia ed è un qualcosa che ti riporta a un qualcosa di ancestrale che è difficilmente spiegabile a parole. Entri in questo flusso e cominci a raccontare un percorso insieme, è quello che cercheremo di fare stasera. Grazie.